Allora, Don Vito De Vido, parroco di Canale d'Agordo, oggi è arrivata questa splendida notizia, quella del miracolo approvato e quindi della prossima beatificazione di Papa Luciani. Qual è il suo commento a questo passo importante verso poi anche la canonizzazione, si spera? Sì. Certamente siamo contenti, ecco, non solo io ma tutta la parrocchia e penso tutti i devoti di Papa Luciani e coloro che ancora lo ricordano. Dunque, adesso toccherà ovviamente alla congregazione delle cause stabilire quando si farà la beatificazione. Questo accadrà probabilmente a Roma, quindi. Con tutta probabilità, penso di sì. Ecco, è morto a Roma e era vescovo della città di Roma, quindi Papa, e quella è la sua diocesi ultima. Che significato ha per il paese, secondo lei? Il paese, qui nel paese, il Papa è davvero molto molto presente. Sì, dall'intitolazione alla scuola dell'infanzia, ma anche il paese è pieno delle sue immagini, la casa natale, il museo, la chiesa, tutto ci parla di Papa Luciani. E quindi ancora di più, insomma, questo sigillo ulteriore lega ancora di più il Papa alla sua terra, che non è soltanto Canale, ma tutto l'Agordino, tutta la provincia. Sì, esattamente. Anche per i compiti che ha avuto in diocesi come insegnante, formatore in seminario e come vicario generale, e quindi ecco, ha avuto in carico, si può dire, tutta la diocesi di Belluno.